prima, andavamo in edicola, sceglievamo la testata, la sceglievamo per la sua geograficità, cioè in quanto locale o in quanto nazionale, in base alle nostre attese o tematica, se trovavamo tempo su un quotidiano economico. Lo facevamo e ci ritrovavamo anche altri contenuti trasversali. La Gazzetta fa da sempre un paio di pagine di cronaca generalista, Il Sole fa da sempre parte politica, stretta politica, non di taglio economico. I locali fanno anche la parte nazionale. Oggi, e questo confermo quello che appunto dicevo prima, che è il contenuto a tornare a diventare per la prima volta veramente il protagonista, andare in primo piano, la differenza è che chi va su internet arriva accidentalmente alla testata, perché probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi è partito da Google cercando un tema a lui caro e non una testata chiedendosi per Bacco cosa dirà la testata. L'ultima cosa è questa, la mia esperienza personale, ho creato la mia pagina pubblica su Facebook. La cosa che ho notato con una certa sorpresa è che nonostante un numero inferiore di persone che mi seguono rispetto a chi segue la mia testata, purtroppo potrebbe essere un merito, ma è un grosso demerito, perché nonostante un numero inferiore, il numero di interazioni è di gran lunga superiore. Perché evidentemente, immagino, il mezzo privilegia l'interazione uno a uno, preferisce vedere una faccia, soprattutto da quando Facebook ha sdoganato il nome e cognome, secondo me è l'unica vera grande rivoluzione, comunque la maggiore, che ha portato Facebook, ovvero essere online col proprio nome e cognome, cosa che prima era abbastanza inusuale e per molti impensabile. Ma appunto la quantità di interazioni superiori fa capire come oggi il mezzo abbia portato al centro dell'attenzione il giornalista più che la redazione. Ma non è un limite. Penso sia il vero valore che le redazioni in futuro dovranno coltivare. Non per me, ma per chi molto più avanti e molto meglio di me e molto più riconoscibile di me è sulla piazza. Grazie. Va bene così, allora magari adesso, dato che abbiamo ancora qualche minuto, rinvito i tre speaker di questa sessione per accogliere qualche domanda dal pubblico. Io credo che la parte di personal branding, forse rispetto a tutta la giornata, sia la parte diciamo più vicina ad ogni persona, perché basta prendere se stessi, i social media. Questo è il primo vestito, quindi se siete già qua, quindi se ci sono domande. Ricordo intanto che spero arrivino domande, ricordo anche l'hashtag della giornata che è TVS, cerchiamo di twittare tanto su questo hashtag, anche perché al momento i Twitter trend in Italia sono Jessica Ritter della sua evasione fiscale e quindi purtroppo sono nell'altro. Lo so, però ce la posso fare, considerando che all'ultima puntata di anno zero in Twitter trend erano Maroni, Travaglio, anno zero, Brunetta e Winnie Pooh. Quindi, cioè, secondo me è riuscito a mettersi. Sì, decisamente, quello non l'ho sempre pensato, quindi se riusciamo a mettersi qualcosa di serio tra più carino. Prego, domande? Qualcuno sta provando ad entrare in rete, qualcuno sta sganciando la propria attività economica, professionale sui social media? Solitamente quando faccio qualche intervento verso i giovani, verso gli studenti o altro, chiedo sempre in quanti hanno un blog. Quanti hanno un blog? Questo mi fa paura, perché solitamente gli studenti rispondono meno, e quindi meglio che ci siano più persone che hanno un blog. Per me,
per quanto riguarda la mia esperienza personale, è iniziato tutto da lì, cioè il fatto di aprire un blog, cominciare a parlare, magari prima con un errore si parla di se stessi, poi si prende più un attacco, oppure soffre di solitudine, quindi ti vorrei parlare anche di qualcosa un pochino più interessante. Nessuno? Qualche domanda qua? Ecco. Scusatemi, ma... Prego. No, più che una domanda era in qualche modo una consonanza con quanto detto da Davide, okay. Quando hai detto che sei passato dalla pagina dal profilo alla pagina Facebook. Io ho gestito per un paio di anni il profilo, non la pagina, di un piccolo comune dell'amministrazione comunale, cioè di Novato, e ho avuto più volte modo di litigare online con chi diceva: beh, ma è impossibile che voi abbiate il profilo e non la pagina, perché sono di privacy, perché voi potete andare a vedere le vacanze al mare dei vostri concittadini, cosa che facevo. E lunedì mattina ci mettevamo a guardare tutte le serate in discoteca dei nostri amici, ma questo non si dice. Però è vero che il contatto che vogliono i cittadini è un contatto per i limiti di Facebook, non certo perché non si possa trovare un altro modello, è un contatto diverso, cioè la segnalazione delle buche, un conto se uno ti segnala una buca può segnalarti anche sulla pagina, ma se uno vuole dirti che il suo vicino di casa che abita in via Tizio numero 11 al cane che fa rumore, sulla pagina non te lo mette, via mail non ti scrive, perché su 100 comunicazioni 98 si arrivavano via Facebook e 2 via mail, e quindi credo che su numeri piccoli, anche noi su 15.000 abitanti hanno 4.000 amici su Facebook, credo che a volte anche l'usare lo strumento non è nella maniera più corretta per quanto riguarda i termini di servizio, ma inventarsi o capire qual è la strategia migliore possa fare la differenza. Grazie. Non so, se volete aggiungere qualcosa? Hai ragione. A posto. Beh, capisco che l'una e mezza che abbiamo tutti qua, ma che siamo in uno dei ristoranti più importanti d'Italia. Quindi volevo fare la sorpresa a Davide a capire esattamente quando passava di qua, proprio stare arrivando, stare in fondo alla fila. Siamo attorno all'una e mezza, quindi pranzo, torniamo nella parte di sopra, c'è anche un altro salone all'estico, però troverete comunque la strada. Ci rivediamo, vediamo a che ora, voi lo sapete, io non lo so, alle 2:30. Le 2:30 le sale continuano così, sala 1, sala 2. Ciao a tutti!